Enciclopedia Grigiorossa, la storia della Cremonese, partita per partita, giocatore per giocatore. Piano piano sto ricostruendo tutta la storia della US Cremonese. Trovate già parecchi video di diverse stagioni, perché la sto ricostruendo a mosaico. Ogni stagione è però raggruppata in una specifica playlist sul canale YouTube, quindi potete trovare i video in ordine e ricostruire la storia di un'intera stagione. Piano piano, le faremo tutte. Ora stiamo ricostruendo la storia della stagione 13-14, la prima gloriosa stagione nella epopea grigiorossa. E ci sono già diversi video delle partite precedenti. Questo video è dedicato alla partita giocata nel marzo 1914 contro la Pro Lissone. La Cremonese è nel campionato di promozione che equivaleva praticamente a quella che è attualmente la Serie B, diciamo. Chi avesse vince il campionato voleva dire salire nella massima divisione, anche se la struttura era su campionati regionali, quindi c'erano molte più squadre nelle varie categorie. Nella massima serie giocavano centinaia di squadre. E la Cremonese è in corsa per vincere il campionato, quindi è una partita importante. E si gioca sul campo della Pro Lissone. L'arbitro è il signor Gregorio, dirigente dell'Internazionale Milano. Se avete visto i video precedenti, dovreste sapere che all'epoca era uso far arbitrare le partite a dirigenti di altre squadre. Gli arbitri sostanzialmente erano i dirigenti che venivano mandati a arbitrare le partite delle squadre in cui non erano coinvolti. In casa del Lissone, che gioca in maglia blu cielo, che erano i colori del Lissone, i biancovioletti, come li definisce il giornale dell'epoca della Cremonese, che erano molto spesso biancovioletti più che biancolilla, scendono in campo accompagnati da molto pubblico. Sugli spalti c'è tanta gente, tifosi della Pro Lissone, ma anche tanti cremonesi, giunti non solo da Cremona, ma anche da Milano, perché chi lavorava, viveva a Milano e aveva origini cremonesi, Lissone è vicina, è andato a vedere la partita. Si inizia a giocare alle 14:40 e la Cremonese ha una formazione diversa dal solito e ora ve la leggo perché c'è un'assenza importante. Infatti la linea era difensiva non vedeva in campo, in questa partita, quello che era il titolare abituale del ruolo di terzino, cioè Mainardi. Quindi la squadra gioca con Zini in porta, i due terzini, perché all'epoca si giocava con due terzini, Talamazzini e Lanfritto. Talamazzini di solito era un mediano, questo poi viene spostato terzino. La linea dei mediani, all'epoca le squadre giocavano una specie di 2-3-5, poi ci sarebbe tutto un discorso da fare su come si gioca a livello tattico. Comunque la linea di mediana, Bonazzoli, Tornetti, Curtabili, e Bonazzoli era un giocatore della squadra riserve, promosso in prima squadra, vista l'assenza di Mainardi e lo spostamento di Talamazzini. Linea offensiva, Defendi all'ala destra, Costa all'ala sinistra, Lombardi, Albertoni interni e Beniamini di punta. Quindi una formazione con una modifica rispetto al solito, e la squadra, la Cremonese, non gioca una grande partita, non è in grande giornata. La Pro Lissone crea delle problematiche, la partita è equilibrata, anche se la Cremonese sulla carta è più forte, non riesce a imporre la propria superiorità. Quindi il gioco è combattuto e la Cremonese non riesce a prevalere. Addirittura al 20°, azione molto contestata, fallo di Lanfritto. Contestatissima dai cremonesi, non era rigore secondo i nostri, già all'epoca le contestazioni arbitrali si facevano sentire, però è rigore. Batte Corino, ma colpisce la traversa. Corino è il capitano della Pro Lissone, giocatore più forte anche della Pro Lissone. La partita continua a essere combattuta. Nel secondo tempo, però, la Cremonese cresce. Non costruisce tantissime occasioni, ma piano piano prende possesso del campo. E a 5 minuti dalla fine, Costa riceve da Albertoni, palla a Lombardi, da questi a Beniamini, tiro nell'angolo destro alla destra del portiere e gol della Cremonese. La Cremonese gestisce il vantaggio fino alla fine e vince 1-0. Un'altra vittoria che avvicina la vittoria del campionato, perché allora non ancora grigiorossi, ma biancovioletti, biancolilla, erano in buona posizione di classifica, e questa vittoria consolida le ambizioni. La Cremonese sta andando di vittoria in vittoria dopo un avvio, diciamo, di rodaggio, e si avvicina a uno storico risultato. Sulla partita, il giornale dell'epoca dice che brilla la linea offensiva con questo gioco associativo. I nostri attaccanti erano tecnici e
e veloci, magari meno fisici rispetto ad altre squadre, ma giocavano un gioco fatto di passaggi e di azioni rapide. Bene la mediana, soprattutto in sostegno all'attacco, con un ottimo Tornetti. Bene anche la difesa, Lanfrito, nonostante il fallo di rigore, ha giocato bene. Bene anche Defendi, Bignamini e Lombardi sono stati tra i migliori, ma migliori in campo nettamente, tanto che l'articolo del cronista dell'epoca ci dice che senza di lui, invece che una vittoria, sarebbe stata una sconfitta. Migliore in campo nettamente il mitico portiere Giovanni Zini, che era in odore di nazionale, lo sappiamo, perché giocava veramente bene. La Cremonese vince 1-0 e quindi consolida il primato in classifica. Mancano ancora 4 partite, però c'è la speranza concreta di raggiungere la promozione nella massima serie. E nel frattempo la squadra ha una fisionomia di gioco sempre più consolidata e, come vedete, anche una partita in cui mancava un titolare riesce a farsi valere. Io vi suggerisco di guardare anche gli altri video relativi alla stagione, poi se li guardate tutti alla fine avrete la stagione in ordine cronologico, e quindi pian pianino ricostruiamo tutte le stagioni della Cremonese in modo tale da avere una vera e propria enciclopedia della Cremonese partita per partita. Ogni partita un video, ogni stagione una playlist, e quindi una persona potrà ricostruire a piacere tutta la storia della Cremonese. Ci vorrà tempo, ma faremo tutto. Per questa partita penso di avervi detto tutto, anche perché le fonti disponibili sono quelle che sono per le partite dell'epoca, per quelle più ravvicinate si può dire molto di più, e quindi appuntamento al prossimo video.